qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Ho una piccola richiesta per te. Ho identificato alcuni strani segni che appaiono nell'Italia del Rinascimento. Non so a che cosa servano, ma vorrei che mi aiutassi a scoprirlo. Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con un'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Facci attenzione. Ser Ezio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscito a fermarli. Ci ho provato, lo giuro, ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare. Ci vedremo lì. Da mia sorella. Appena a nord del Duomo. Vado subito. Cipolle! Ho distillato un giovane bravo di lei. Tradizionali e medicamenti giunti dalla rabbia. Che ne dite di provarli? Senza dubbio, io non ne piacciono. Eccolo, laggiù, non durate il mio turno. Presto, lo stiamo perdendo. Ah, non sfuggirai stavolta. Tutta la faccia no. Siamo già incontrati, amico. Là, prendiamolo. Forse abbiamo sbagliato casa. No, no, è quella giusta. È un piacere fare la vostra conoscenza, messer Ezio. Annetta parla molto bene di voi. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, madonna. Ti prego, chiamami Paola. Grazie per l'asilo offerto alla mia famiglia, Paola. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Magari vuoi... No, grazie. Non posso restare. Perché? Dove vuoi andare? A uccidere Umberto Alberti. Comprendo il tuo desiderio di vendetta. Ma il gonfaloniere è un uomo potente. E tu non sei un sicario, Ezio. Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No, no. Io ti insegnerò a sopravvivere. Vieni. La discrezione è la chiave del mio mestiere. Dobbiamo aggirarci liberamente per le strade, viste ma non viste. Anche tu devi imparare a confonderti come loro tra la folla. Le mie ragazze ti spiegheranno come. Avvicinati ancora un poco, Ezio.
altri stranieri. Dove si trovano cappe siffatte? A Milano? Bene. Ora che hai appreso a passare inosservato, ti mostrerò come servirtene per far di più che spostarti. Ti insegneremo a rubare. Al ladro! Al ladro! Dopo che hai derubato qualcuno, non devi indugiare. Aiuto! Qualcuno lo fermi! Sparita! Aiuto! Qualcuno mi ha rubato la borsa! Fa attenzione, devi allontanarti subito dopo il borseggio. Laggiù, eccolo! Addosso! Andate via, figli di cani! Vergogna! Oh no!